Partita tiratissima quella disputata al Pala Ilario tra Cedri San Nicola e Capnola, due squadre con stesse caratteristiche ed aspettative in questo articolato campionato. Partenza bruciante degli ospiti che in 5 minuti mettono giù un secco 17-0 che ammutolisce il pubblico locale. Un gioco sciolto ed efficace al quale il quintetto locale non riesce a trovare argine. Coach Falconbello cerca di raccogliere le idee e mette giù un paio di cambi che hanno permesso alla sua squadra di quadrare meglio la situazione e riportare il gap a livelli più sostenibili. Infatti, alla fine del primo quarto il danno viene ridotto a solo 8 lunghezze di scarto, 21-13. Nel secondo quarto si assiste ad una partita più equilibrata con un leggero recupero dei padroni di casa, spinti da un ottimo Donadio, autore di canestri da sotto, e un paio di triple che riescono a fronteggiare le realizzazioni dei due cecchini del Nola, Esposito e Napolitano. In questo quarto esce fuori di autorità un Rinato Santoro, il quale con la consueta vivacità e velocità mette scompiglio nel gioco degli ospiti, costretti a faticare non poco per costruire il proprio gioco. Verso la fine del tempo si verifica una spiacevole situazione in campo, con reazione del giocatore nolano Izzo contro alcuni sanicolesi, rei, a suo dire, di offese dirette. Gli arbitri a fatica e assunti falli tecnici riescono a sedare la rissa e si va al riposo lungo con gli ospiti ancora in vantaggio per 30-35. Dopo la pausa le squadre ritornano ancora più velleitari in campo. Donadio spinta nel fianco della difesa ospite è sottoposto ad una serie di marcature strettissime ed a tratti fallose, tant'è che paga lo scotto uscendo malconcio da un fallo abbastanza pesante di un avversario che esce prematuramente di scena per una seria botta al ginocchio. Ma i Cedri, pur privi del principale marcatore, best scorer della gara con 21 punti giocando solo la metà della gara, hanno ancora idee chiare ed atleti in buona forma, e la partita scorre via con un sostanziale parità che fa finire il terzo quarto sul 49-46 degli ospiti sui locali. Il quarto tempo è quello decisivo. Coach Tufano chiede ai suoi marcature alternative nel tentativo di tenere saldo il vantaggio e di intimorire gli avversari. Risponde la squadra di casa con i due play Santoro e Tardi, messi in campo in contemporanea da Falconbello. La loro velocità e professionalità rendono inattivo il piano dei nolani e il gioco prosegue con azioni capovolgimenti di fronte da ambo le squadre. Un fallo tecnico fischiato a Capnola fa saltare i nervi all'allenatore ospite, che chiude la sua partita prima del tempo in quanto viene espulso. Così San Nicola Cedri batte il Capnola con il punteggio di 69-60. Questo il tabellino del match. Per i Cedri, Santoro 14, D'Angelo 1, De Lucia 8, Tardi 8, Cercello 2, Della Peruta 11, Donadio 21, Cipriano 4 e allenatore Falconbello. Non hanno realizzato formato Salzillo e Maiello e Del Monaco. Per il Capnola, Esposito 18, De Feo 6, Napolitano 13, Izzo 4, Caporaso 4, Mascolo 4, Alfano 8, Federici 3. Allenatore Tufano. Diciamo che abbiamo fatto un primo tempo buono, un primo quarto buono, poi la squadra avversaria si è messa a zona e abbiamo un po' subito la pressione dei piccoli sul perimetro. E non siamo riusciti ad dare una palle buone sotto canestro e abbiamo perso un sacco di palloni e abbiamo subito un sacco di contropiedi, insomma, da parte della squadra avversaria. Sicuramente non ci ha agevolato l'arbitraggio, perché comunque un po' per la poca esperienza, insomma, è meglio sorvolare su questo, perché sennò ci sarebbe da fare un lungo dialogo. La partita, diciamo, potevamo ancora mantenere in pugno, diciamo, al terzo quarto, quando avevamo un margine di vantaggio di 8-9 punti, insomma, solo abbiamo sprecato ancora una volta forzando tiri da fuori, insomma, e invece di fare meditazioni. Poi punto a punto, insomma, abbiamo subito, diciamo, ancora dei rimbalzi in attacco, delle penetrazioni e dei tiri dalla lunga distanza della squadra avversaria e non siamo più riusciti a controllare la partita. Abbiamo provato l'ultimo minuto e mezzo, due minuti a pressare un poco, però ormai la partita era andata. È stata una partita stranissima, noi abbiamo cominciato veramente male, 17-0 in casa, sembravamo assolutamente assenti in campo, prendevamo canestri da tutti e da tutte le posizioni. I ragazzi poi fortunatamente hanno saputo reagire, complice una difesa zona fatta,
fatta veramente bene, con aggressività senza limitarsi ad aspettare l'avversario. Siamo riusciti a risucchiare punto dopo punto a Nola nel corso di tutta la partita e poi riusciamo a dare uno strappo alla fine. Piangiamo purtroppo l'infortunio di Donadio, che speriamo non essere grave, però io sono veramente soddisfatto per il carattere mostrato dai ragazzi e per la voglia e l'intensità che abbiamo messo in tutta la gara. Mercoledì affrontiamo un'altra prova molto impegnativa, con la visita della Partenope, che è una delle squadre papabili per la promozione in questo campionato. Siamo fiduciosi comunque di fare bella figura.